Però qualcuno pensa di essere felice in questo mondo materiale. Ma questa è una profonda ignoranza. In this material world, nobody will happiness. Perché in questo mondo materiale non esiste la felicità. Why Lord Krishna says in Bhagavad Gita, this material world is full of dukkhalayam asaspatam, means full of misery and temporary. Perché il Signore Krishna ci dice nella Bhagavad Gita che questo mondo è pieno di miseria ed è temporaneo. This is impossible to get happiness in this material world. E a causa di questo è impossibile ottenere la vera felicità in questo mondo materiale. Really we are came in this material world only for get distress. In realtà noi siamo in questo mondo materiale solamente per soffrire. Due to our previous activity. A causa delle nostre attività precedenti. Something happiness will come after some time this will finish. Se anche viene un po' di felicità questa durerà poco. In this material world so many miseries. Questo mondo materiale è pieno di miseria. But among all distress, four is prominent distress. Ma fra tutti questi problemi, queste sofferenze, ci sono quattro tipi di sofferenze che sono le più importanti. One is birth. Una è la nascita. And second is death. La seconda è la morte. And third is old age. La terza è la vecchiaia. Fourth is disease. E la quarta sono le malattie. These four things. Queste quattro cose. Came for everyone. Sono qua per tutti quanti. Non c'è nessuno che può essere libero. If we decide, consider about this. Se noi consideriamo questo. When we take birth from mother's womb. Noi prendiamo nascita dal ventre di nostra madre. That time. This child is laughing or crying. In quel momento il bambino ride o piange? But crying. Also, those are came to death. Nobody want to die. E se noi osserviamo chiunque in punto di morte, non troveremo nessuno che è veramente felice di morire. But time came forcibly and take. Ma il tempo viene e forzatamente se lo porta via. That is also very painful. Questa, in that time of death. Questa è una grandissima sofferenza. Quello è un momento molto sofferente. We so many life we are take birth and take death. Sono innumerevoli le vite che abbiamo passato in cui siamo nati e in cui siamo morti. But due to our less intelligent, we are forget every life. Ma a causa della nostra scarsa intelligenza, già ci siamo dimenticati di tutto questo. If we ask anybody before 10 day, what you are taking dinner, we are not give answer. Se noi chiediamo a chiunque che cosa ha mangiato 10 giorni fa per cena, non otterremo nessuna risposta. Somebody give answer? No. No. Qualcuno può darci la risposta, qualcuno di voi può darci la risposta. For the what you're taking, if you're speaking, so maybe... Ma che dire di 10 giorni? Maybe not stop. Solo 4 giorni fa, cosa avete mangiato la cena 4 giorni fa? But every time, after life, we get this distress. Ogni volta che prendiamo corpo in questa vita, otteniamo delle sofferenze. So, we should think about this thing. Noi dobbiamo pensare a queste cose. How we will free from these four activities? E dobbiamo cercare di capire come liberarci da questi quattro tipi di sofferenza. By only this human being, human body, we can free from these four things. Noi, grazie a questo corpo umano, questa forma umana, possiamo veramente liberarci da queste grandi sofferenze. Lord Krishna give this human being, human body, which is very rarely obtained. Il Signore Krishna ci ha dato questo corpo, questa forma umana, che è molto rara da ottenere. For know about Supreme Personality of Godhead and ourselves. Al solo scopo di conoscere ciò che riguarda il Signore Supremo e noi stessi. If we will not consider about this
and not thinking about this, only whole life we engage with sleeping and eating and meeting and defending. Se noi non pensiamo a queste cose, allora impiegheremo tutta la nostra vita semplicemente nel mangiare, nel dormire, nell'accoppiarci e nel difenderci. This is not activities of human being. Queste non sono attività particolari specifiche per gli esseri umani. This four activity can enjoy in any life, any species. Queste quattro tipi di attività noi possiamo effettuarne, possiamo goderne in qualsiasi forma di vita. If we get a body of dog, pigs, and cats and snakes. Se noi prendiamo il corpo di cani, gatti, di maiali, di serpenti. We can very easily. We can get these four activities. Noi possiamo compiere queste quattro attività in maniera molto più facile che in questa forma umana. Eating. Mangiare. Sleeping. Dormire. And meeting. Accoppiarsi. And defending. Difendersi. So Shastra says, Ahara Nidra Bhaya Maithunam Cha Samanyam Etat Pasubhi Narana Dharmai Tesang Adhiko Vishesa Dharmena Hina Pasubhi Samana. We can get every life, every species, these four activities. In Shastra è scritto che questi quattro tipi di attività le possiamo svolgere in qualsiasi forma di vita. Then what is the difference between animals and birds and the human beings? Allora qual è la differenza fra gli animali, gli uccelli e gli esseri umani? If we also always engage with these four activities, se anche noi ci impegniamo solamente ed esclusivamente in questi quattro tipi di attività, if we engage our life, mind, intelligence for everything for this activity, impieghiamo la nostra mente, la nostra intelligenza e spendiamo tutta la nostra vita per compiere questi quattro tipi di attività, then we speak, we are not speak to, we are human being, we are like animal. Allora non possiamo assolutamente dire di essere degli esseri umani. Siamo human being, realize Lord Krishna give this human body only for realize about God and ourselves, self-realization. La forma umana ci è stata data da Dio, da Krishna, solamente per l'autorealizzazione e per realizzare Dio. So we should know what is the importance of this human being. Quindi noi dovremmo sapere qual è la vera importanza di questa forma umana.